Ragazzi, bentornati all'episodio 16 di Pokémon Platino. Sto registrando immediatamente dopo allo scorso episodio. Per voi invece è venerdì. Facciamo un breve recap, raga, se non vi ricordate. Allora, nello scorso episodio abbiamo parlato di tanti cazzi nostri, quindi se volete andatelo a vedere, è anche carino. Il team è sempre questo, non abbiamo perso nessuno nello scorso episodio, questa cosa mi rincuora. Abbiamo battuto appunto il team Galassia. E noi adesso dobbiamo andare a battere l'ottavo capo palestra. Oppure bisogna andare a catturare Ghiladina. Mi sa che prima tocca catturare Ghiladina, raga. Potrebbe essere? Andiamo a vedere, raga. Cioè, Ghiladina non sarà mai perché è tutto randomizzato questo gioco. E questa cosa mi piace. Oggi è venerdì, quindi io probabilmente il sondaggio per chiedervi che gioco giocheremo dopo Platino l'avrò già fatto. E già ci sarà un risultato. E dai, sono contento per il risultato, qualsiasi esso sia. Tanto io metterò in sondaggio solo due giochi, quindi uno dei due sarà per forza. Andiamo a catturare questo bastardo di Ghiladina nel mondo distorto. Dai, ragazzi. Poi magari sto dicendo una minchiatella e Ghiladina non si cattura adesso. Ma lo vediamo. Ghiladina non si cattura adesso, raga. Ma niente, ho sbagliato qualcosa. Aspettate un attimo. Ah, forse devo andare al Monte Corona, vero? Sicuramente devo andare al Monte Corona. Ok, ho fatto una minchiata, raga. Oggi non battiamo il capo palestra, ma battiamo Cyrus, quello potente. Dobbiamo andare al Monte Corona. Che ne dite se porto tutti al 46? Perché nello scorso episodio abbiamo incontrato Cyrus e il suo livello più alto era 46. Dobbiamo stare sempre sotto a livello 50, che è il livello più alto della palestra 8, quindi dell'ultima palestra. Chaz congiura, porca troia, sì, congiura sì. Congiura sì e leviamo individua. Mi spiace, individua no. Congiura sì, ragazzi, se non lo sapete, congiura aumenta di 2 stati l'attacco speciale. Chaz c'ha un ottimo attacco speciale e c'ha solo attacchi speciali. Fuoco bomba, ma che cazzo stai facendo, bro? Veramente? Ma quanto c'ha lui di attacco speciale? C'ha un buon attacco speciale, Groudon? Meglio del fisico? Controlliamo, Groudon. Quanto c'hai di attacco speciale tu, fratello mio? Broskins, tu c'hai un attacco speciale di 100 contro 150 di attacco fisico, fratello. No, quindi ti tolgo... però fuoco bomba è fuoco bomba, raga. Ti toglierei forza antica? No, però un bel volante forte. Ti levo lacerazione per ora. Poi al posto di forza antica gli metto... Mi sa che ho ottenuto l'MT per caduta massi e io gli do quella. Sì, mi sa che faccio questo. Vabbè, poi magari ho fatto una minchiata, raga. Sicuramente ho fatto una stronzata. Anzi, fatemi vedere le statistiche sue. Gli do un'altra caramella rara. Anzi, prima porto tutti al 46. Ok, dunque Famassino. Sì, beh, c'è il doppio di attacco, frate. Cazzarola, è una merda. Allora fuoco bomba. Gli possiamo dare Magi Cristo. Cioè amo l'MT di Magi Fuoco. Se lo puoi imparare top, però mi pare di no. E a proposito di Magi Fuoco, mi è stato detto che per ora tienilo e non lo dare al buon. No, infatti non lo puoi imparare. Non lo dare a Ross perché tanto Forbici X è già super efficace contro l'erba e non ti serve un altro fuoco. E sarebbe solo forte contro il ghiaccio, ma alla fine lui con Metal Testato è forte pure contro il ghiaccio. Quindi ok, quadra la situazione. Andiamo al Monte Corona. Da dove? Da qua? No, mi sa da qua. Ah, aspettate, fatemi cosare il fossile. Che nello scorso episodio abbiamo ottenuto un fossile che possiamo revitalizzare. Così aspetta che lascio qualcuno nel box, così vedo che cavolo di Pokémon è. Perché sono randomizzati anche i fossili, raga. Questa cosa è molto carina. Deposito a un cristiano nel box 1. Questa cosa mi fa ricordare che io devo anche spostare dei Pokémon che qua non devono stare. Tipo Ale, la nostra mitica Ale Goji, non può stare lì. E neanche Just. Ok, questo lo mettiamo un po' più qua. Perfetto. Ci abbiamo un box della Madonna, raga. Ci sta un secondo team fortissimo in quel box. E ora vediamo l'Elix fossile che Pokémon è. Vediamo. Vai, pigliate sto fossile. Adesso esco. Faccio due passi. Poi rientro. Vediamo che cos'è. No. Ok, ha fatto. Beldum. Raga, porca troia, raga, Beldum. Porca troia, raga, Beldum. Per un po' ci ho pensato e stavo pensando a Breloom. Non so perché. Quindi ho fatto una faccia un po' così. Dico, aspetta un attimo. Che comunque Breloom è forte, eh. Però Beldum diventa Metagross, raga. Il fatto è che ci cambierebbe tutto il team se noi mettessimo lui. Perché dovremmo levare Chaz. Però Metagross è più forte di Chaz. Però dovremmo levare anche Scizor. E non lo so. In ogni caso, ci sta uno di voi, ragazzi, che si chiama Ferox, che è perfetto. Perché lui è Defero e lui è Ferox. Quindi grazie Ferox. E tu sarai un ottimo Beldum che potrebbe diventare un Metagross. Fatemi sapere che cosa si può fare. Cioè adesso io lo metto nel box. Vi faccio vedere un attimo il box. Così mi dite voi che team si può buildare con le varie combinazioni di tipi che non si possono duplicare nel team. E poi comunque c'era un punto aperto che era il fatto Torterra Groudon, che non si sa chi mettere. Comunque una cosa sarebbe, per esempio, mettere Ferox nel team.
togliere quindi Ross e Chaz, anche se poi Ross imparerà danza spada, Chaz congiura ha già, quindi mi sa che non conviene mettere Metagross. Però guardate che cazzarola di box, raga. Cioè, ci sta Arcanine, ci sta Magneson, ci sta Rampardos, ci sta Torterra, ci sta Metagross, ci sta pure Froslass, Probopass, Cloyster, Nidoqueen, Alakazam. Ragazzi, un team della Madonna. Vabbè, comunque sia, questo è il Pokémon che abbiamo ottenuto qui. Poi bisogna andare a catturare anche uno a Memoride, mi è stato detto. Quindi dobbiamo andare lì. Qua, percorso 211. Ah no, però io l'ho catturato, raga. No, come non detto, raga, io ho catturato qualcuno nel percorso 211. Perché qua a destra di Evopoli io ho già catturato. E questa è la stessa via, purtroppo. Quindi, Barons mi ha commentato questa cosa. Ho dovuto un attimo scavare nella mia testa, nei miei ricordi. E Barons, ti dico che no, non devo catturare nessuno qui. Però bravo che stai attento alle cose. Però no, lì non devo catturare assolutamente una minchiazza di nessuno. Adesso io devo semplicemente andare al Monte Cristo, che sta qua a sinistra. Dunque, che si fa per andare lì dove bisogna andare? Sicuramente devo repellentarmi. Repellente max. 3 non basteranno mai nella vita. Ah, eccola. Aspetta, che dice: non c'è modo di raggiungere la vetta del Monte Corona da questa parte. Non è che magari sarei dovuto partire da Mineropoli invece di salire dalla parte di Evopoli? Ok, devo andare a Evopoli. Che cogliona che mi dice tutto. Andiamo ai popoli. Ragazzi, questa parte non me la ricordo, non insultatemi. Cioè, non mi ricordo mai l'entrata di del Monte Corona, quella giusta. Non me la ricorderò mai. Quindi non insultatemi in questo momento. Fatelo magari un'altra volta. Aspettate che io adesso ho il tempo di comprarmi qualche repellente. Che io ho un mare di soldi, non li ho spesi da un botto. Anzi, voglio più Pokéball. Dammi un botto di Ultra Ball. Guardate quanti soldi c'ho, raga. Mostruoso. Dammi 40 Pokéball. Ultra Ball, anzi. C'ho un mucchio di soldi. Dammi anche tanti. No, revitalizzanti no. Se c'è una cosa che non mi serve, revitalizzante. Però le pozioni max mi serviranno alla Lega. Quindi me li prendo. E già ho finito i soldi quasi. Cure totali pure mi serviranno lì alla Lega. E quindi dammi qua. E adesso repellenti. Amoli, repellenti. Prendiamoli una bella ventina. E ho finito i soldi con questa piccola operazione. Perfetto. Però starò bene per qualche tempo, mi sa. Qua c'erano sempre queste cose qua. Va bene. E adesso andiamo. Quanto è bello, raga, giocare a sto gioco. Cioè, veramente, si riesce a intrattenere in una maniera facilissima con questo gioco. Poi magari è anche il fatto che finalmente ho un po' di esperienza anch'io. Sono 4 mesi che parlo davanti a uno schermo, quindi riesco meglio di quanto riuscivo prima. Mi sa che ho sbagliato, vero? Non toccava andare qua, vero? No, manco per le palle, perché là c'è sta quell'altra. Ok, allora ho misunderstood il messaggio della diva che diceva di andare a Mineropoli. Andiamo qua sotto, allora. Prendiamo la bici e let's go. Sì, è decisamente qua che devo andare, perché devo fare surf là. Ok, sì, sicuramente questa è la strada giusta, ragazzi. Qua ho trovato un altro super repellente, dai facciamo questo mini labirinto che sono tutte minchiate. Forza, ce l'abbiamo ancora? Oh, meno male. Spaccaroccia no, però, quindi spero veramente che spaccaroccia non serva a questo punto del gioco, perché impazzisco, divento matto. Qua sicuramente si deve fare così. Psigamisù, che cacata di mossa, che schifo. Ecco qua, belloccio, dai, Namo. Ora ci sarà qualche regolo del Team Galassia, bisogna andare... Oddio, qua che roba è qua? Ci sta un oggettino, fossil scudo, regà, no. Bisogna rivitalizzare anche questo, ricordiamocelo, dai. Nuova cattura. Ok, battiamo la bastarda. Corphish al 43, raga. Mostruoso. Sicuramente ce l'ha una mossa di tipo buio, però. Facciamo congiura. E infatti ce l'aveva una mossa di tipo buio, però non mi ha fatto niente. Confusiamolo. E io al 51 imparo extrasenso, mi pare di ricordare. Quindi eccolo, Chaz fra un po' diventa forte. Adesso è una pippa. Oh no, Altaria con Dragodanza? No, raga. No, cazzo. Non mi fa questa Altaria. Madonna, io non gli faccio neanche tanto. Ish. Rifacciamo dare la lama. Dragospiro, vabbè. Fai Dragodanza e poi Dragospiro, sei un completo imbecille. Ok, e Dragalama fallisce come sempre. Però questo continua con Dragospiro. Se non mi paralizza sto a posto. Dai, poi posso usare extra Cristo. Ma non lo butto giù extra rapido, secondo me, perché abbiamo un attacco di merda. Però vediamo. Ok, dai, easy. Oh, ci sta la neve. Ok, qua è sempre Monte Corona, quindi non posso catturare una minchiazza di nulla. Ok, si prosegue, ragazzi. Che palle questi membri. Minchiata. Con Tonks è tutto facile. Adesso quindi mettiamo Phil, così ci abbiamo un po' di challenge. Anche se Phil è anche una bestia. Ok, qua mi pare che si dovesse andare qui. No, mi sa che qua non bisogna andarci. No, questo non è per proseguire. No, da qua non si prosegue, me lo ricordo. Si prosegue in un altro modo, ed è da di qua. Ok, poi si va di qua, mi ricordo. Ed è da qua si prosegue. Sicuro 100%, vero? Sì. Ci siamo. Siamo alla fine, raga. Però non mi ricordavo così tanti allenatori del Team Galassia in questo Monte Corona, in questa fase del gioco. Comunque
sono delle pippe clamorose. Ok, mettiamo Famas, dai, per ridere. Per farci due risate. Comunque Luxray quando è che impara una mossa decente tipo elettro, raga? Non possiamo andare avanti con Scintilla. Che cazzarola. Bastion, download, c'ha cioè, attacco speciale. Che coglioni, non ci avrà mai una mossa di tipo speciale lui. Oh dai, Electivire, è un'ottima mossa da mettere contro un Groudon che sta mettendo terremoto. Un'ottima scelta. Si continua, ci siamo? Sì, questa è l'ultima o la penultima. Potrebbe essere la penultima. Ci siamo? Oh, finalmente. Allora, curiamo tutti. Ok, abbiamo curato tutti. Adesso, a questo punto, io direi di fare questo team qua. Famas e Tonksy, così posso spammare terremoto con lui e Tonksy vola. Vediamo se è una tecnica carina. Tanto adesso mi devono combattere in due, vero? Ok, me lo ricordavo allora. E poi anche dopo altri due cristiani ci battono. Quindi mi sa che mi conviene tornare indietro, curarli, così mi ricoprano tutti i PP. E poi vediamo. Vabbè, io devo switchare qua però, perché non c'ho niente contro di loro. Mi sa che non serve, raga, che vado a curarli, perché questi li ho disintegrati usando mosse che praticamente hanno parecchie PP. Quindi dai. No, non voglio perdere tempo, raga, ce la facciamo. Mo magari perdo tutti i Pokémon perché non ho voluto curarli per bene. Sicuramente succederà, ma forse no. E riesco a prendermi questo rischio. Sì, bisogna combattere questa. Ah no, a parte che questa non è una doppia lotta con cui in cui ci sarò solo io, perché c'è sta pure il bastardo biondo. È vero, è vero, è vero, è vero. Ok, quindi la mia tecnica è andata un po' così. Va bene, facciamo fuoco bomba allora. No, però ho fatto... No, ho rischiato troppo, raga. Non mi sono accorto che quelli sono tutti e due erba e uno è pure erba acqua. Vabbè, quello non manco greva, ecco. Sono un coglione, raga. Schermoluce. Ho sbagliato. Vabbè, a bolo raggio quanto mai mi farà, no? Non mi fa tanto, dai. Turbo sabbia. Oh, che coglione questo che è. Ma se faccio terremoto, secondo voi? Secondo me ci sta un terremoto adesso. Sono il più veloce, lo faccio. E lui acqua getto, me lo butta giù pure. No, potevo fare allora... No, vabbè, va bene così. Non mi so che è cabuto, però se ne va un po' a cagare. C'ho paura di questo. A lui non fa molto. A lui lo disintegro. Lui adesso mi fa bollare già a me. Brutto colpo mi butta giù. Ma non è vero. Non mi dovrebbe buttare giù neanche un brutto colpo. Però adesso cambio Pokémon. Executor. Oh, questi c'hanno tutti erba. Quindi sì, devo cambiare per forza. Lui c'ha tutte merde. Ok. Visto che c'ha tutti erba, io potrei mettere Chats. Visto che c'ha gelo raggio. Cozzata Zen a me. A lui. Ok. Fa malissimo. Ma il suo legno a me. Porca troia. Porca troia, mi fa malissimo. Eh no, raga, questo bisogna buttarlo giù prima che fa qualcosa. Cosa di brutto. Spero che lo butti giù. No, raga, non lo butta giù. Porca troia, no, raga. Non lo butta giù manco lui. Brutto colpo pure, un coglione. Bolla raggio a lui, meno male. Ora se mi fa mazzo legno critico, io mi metto a piangere davanti a voi. No, ok, meno male, un coglione. Meno male, un coglione. Meno male, un coglione. Uff. Glaceon, ok. Ok, non lo potevi mettere prima questo? Bastardone. E vabbè, facciamo gelo raggio sempre a lui, per sicurezza. Glaceon, ti prego, Cristo. A parte Glaceon ci avrà delle mosse di merda. Immagino proprio di sì. Vediamo che mosse ha. Vento gelato, vabbè, meglio di niente. Ah, c'era schermoluce, ecco perché ho fatto pochissimo. E chi si ricordava, raga? Sono proprio stupido, però. Ci devo stare attento a queste cose. Mi faranno perdere prima o poi questi piccoli atteggiamenti di distrazione. Ok, c'è Arceus. Ok, c'è Arceus. Arceus che ci avrà adesso? Geoforza? Ce l'ha già? Può essere? Può essere che ce l'ha già, raga. Può essere sì. E può essere che mi disintegra Chats in un colpo. Quindi facciamo così. Mettiamo rosso un attimo. E vediamo. Scoutiamo un po' le sue mosse. Arceus fa gravità. Che faceva gravità? Non mi ricordo. Idrondata non a me. A me. Porca minchia, porca minchia. Gli diminuisce la velocità, meno male. Però io a questo punto che faccio? No, raga. Raga, non posso rischiare. Devo andare su Tonksy. Questo se mi riusa di trondata a me, veramente impazzisco. Gran voce. Porca troia a me. Porca madosca, porca troia. Quanto fai? Madonna, che male. E vabbè, quello è morto. Figata l'animazione gran voce però quando lo fa lui. Adesso lui mi fa malissimo perché io ho una difesa fisica non buona. Palle, raga. Arceus non ci voleva proprio. Grovyle. Io non sono più veloce di lui. Ah no, forse sono più veloce di lui. Però forza sfera non la butta giù secondo me. Che si fa, raga? Quello sta usando idrondata. Quell'altro gran voce. Se continua così metto fill. Vediamo. Se usa geoforza adesso impazzisco. Extra rapido, ok. Ok, lui. Quanto fa male? Dovrebbe far tanto. Comunque Arceus. Porca madosca se fa tanto. Fendi foglia a chi? Ok, vabbè, intanto lo butti giù. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ma ce l'ha altri il tipo? Spero di no, raga. No, non ce l'ha. Benissimo. Facciamo vele in puntura così lo attacca pure lui. Extra rapido. Come non detto, non l'attacca lui. Potevo fare anche benissimo surf. Cazzarola. Quanto gli fa vele in puntura?
Gli ha fatto pochissimo, raga. Meno male l'ha avvelenato. Gli ha fatto pochissimo. Oh, raga, ma è pazzo. È scatenato, raga. È diventato pazzo. Vabbè, con Dialga mi sento un po' più tranquillo, raga, sinceramente. Quanto vi faccio? Abbastanza. Lui è avvelenato. Oddio, che c'ha? Ma c'è la bacca cedro. Ma che culo. Dragartigli, dai, farà un pochetto. È comunque un Dialga, Sì, dai. Ce l'aveva Geoforza. Non l'ha usato contro di me. Adesso levo il culo da sta battaglia subito. Levo il culo subito. Meno male è velenoso, raga. Sì, è velenoso. È avvelenato. Quindi c'ha Geoforza, c'ha gran voce e c'ha ste mosse che non mi piacciono. E però che cazzo metto? Secondo me Phil però un Geoforza lo resiste, perché lui c'ha una buona difesa speciale. Jorgen no. Jorgen non si può mettere. Quindi no, io continuo con lui e faccio Surf o velen puntura. Surf forse fa di più, non mi ricordo quale faceva di più, però lui. Dialga non dovrebbe morire. Ok, lui, ok. Dragartigli, fra col tempo, coglione. Coglione, oh, ha attaccato lui, meno male. Meno male, cioè il suo Dialga ha fatto una figura di merda gigantesca. Benissimo, Arceus l'abbiamo buttato giù, molto bene. È finito? No, non è finito, lui c'ha Dusk Noir, ok. E lui c'ha Metapod. Va bene, raga, è andata bene sta lotta. Ci abbiamo avuto un po' di difficoltà con Arceus, ma alla fine è andata bene. Sapevo che c'aveva Geoforza il bastardo, raga. Lo sapevo benissimo. Ora mi ha curato tutti. E lui farà spawnare Giratina. Ecco qua. Tutto il cielo diventa matto. Dialga e Palkia appaiono. Madonna, ti fa venire l'epilessia sta roba. Porca troia, non me lo ricordo per niente. Ecco Dialga, ecco Palkia. Perfetto. Secondo me i leggendari migliori di tutti sono questi della quarta generazione, raga. Dialga, Palkia, Giratina e Arceus non si possono battere. Invece il trio dei laghi mi fa cacare il cazzo. Bruttissimo. Comunque nessun trio mi piace in realtà a me. Perché il primo trio degli uccelli non mi piace. Forse il mio preferito è il trio dei cani. Cani leggendari. Legendary Dogs. Quindi Suicune, Entei, Raigu. Poi la terza generazione che c'aveva? C'aveva i Reggi. Pure i Reggi. Reggi secondo, dai. Questi mi fanno schifo. Della quinta generazione sia i geni sia gli spadaccini mi fanno cacare. Della sesta non vi so dire manco chi c'è, da quanto mi ricordo bene di quelli. E quindi è così. Ora spawna pure Giratina. Guardate là. Non l'hai preso in considerazione, Brofrost. Eccolo là. Che spettacolo. E mo? Ok, lui è stato risucchiato. No, Camilla, no. Ok, adesso entro qua dentro, faccio tutti i puzzle e mi sa ci salutiamo, raga. Ok, adesso cerchiamo di fare tutto il puzzle. Non me lo ricordo assolutamente. E sicuramente ci metterò più di quello che vorrei. Ok, dobbiamo sbrigarci. Dai, sì, mo mi muovo. Se te la vedi ai coglioni non mi muovo. La seguo intanto. Ok, così si salta questa lastra di roccia passando un determinato punto, vai giù. Perfetto, me lo ricordavo questo. Ok. Madonna che parkour che fa. Ok, ci penso io. Ok, adesso Mesprit. Sì fratello, so come si fa. Facciamo così, figata che era. Ok, poi facciamo così. Mi sa che era facile sto puzzle, però mi sa che posso battere anche Cyrus in questo episodio se non ci metto troppo a fare sta cagata di cosa. Così come si fa? Ok, key. No, sbagliato. Ok, la gente che credina è nota, narra il mondo. Vabbè, basta, dai. Dividiamoci. Perfetto, sono d'accordo. Io voglio andare qua. No, non ci posso andare. Andare per forza di qua. Raga, io sto andando completamente alla straminchia di cazzo. Che ho beccato quello giusto? Può essere. No, sicuramente sì. Oh, dai. Ho beccato quello giusto? Sì. Ma che fa? Mi combatte, mo? Sai cosa sono i geni? Sì? Vabbè, ma che vuole combattermi adesso? Vabbè, ma quanto parli, frate? Ok. Ancora non lo devo combattere. Bene. Di qua faccio così. Madonna mia. Ok, no. Qua non ci si può fare. Qua neanche. Qua neanche. Ok, mi sto abbassando sempre di più, raga. Sono arrivato in bassissimo. Oh, qua devo lanciare giù i sassi. Ok, me lo ricordo sto pezzo. Che fa? Lo spinge lui questo? No, però te lo fa capire, capito? In qualche modo te lo fa capire. Ok, giù. Perfetto. Poi, ah no, qua devi andare solo giù. Ok. No, devo buttare tutti quei massi giù. Bene. Buttiamo un altro. Sì. Un altro giù. Ma quanti devo buttare giù? Mi sa parecchietti, vero? No. Così alto no. Oppure sì. Boh, non so dove sto. Sto salendo ancora più su. Mi sa che non è giusto quello che sto facendo, eh. No, non credo proprio. Oppure sì. Vaccia a capire, raga. No, mi sa che ho fatto bene. Sì, perché sta lui. Sì, ho fatto bene. Ok, sto pezzo me lo ricordo. Porca zozza. Ok. Ho raggiunto il terzo masso. Quindi si butta giù questo. E a questo punto io mi sa che ho finito. Devo solo scendere giù in questo modo. Ora gli butto giù i sassi dove stanno loro. Quindi lui là lo vuole. Lui lo vuole uno qua. Ok, è felice.
Poi, no, no, no. Gli altri, lui lo vuole là. Benissimo. E te lo butto giù subito. Perfetto. E adesso andiamo da Mesprit. Che dove lo vuole lui? Laggiù. Bene. Ok. A questo punto abbiamo fatto. Quindi, che si fa? Lei che dice? Dai. Ok, devo parlare con lei. Perché devo andare lì. Ah, adesso devo battere lo stronzetto. Ok, facciamolo e poi terminiamo l'episodio. Catturando il tipo, mi sa. Vai, non vi voglio lasciare sulle spine. Battiamolo. Prima metto però Tentacruel sempre per il veleno. Dai, vediamo se riusciamo a batterlo. Non perderò. Vai. Adesso lui c'ha parecchi Pokémon però, vero? 4 o 5, quanti ne hai? Su, 5, cazzarola. Chi ci abbiamo? No spazio, ok. Ok, no spazio, ci sto dentro. Qua il veleno si può mettere, vero? Sì, sicuramente sì. Ok, lui non penso ci abbia niente contro di me. Tu non da, porca troia, che palle. Vabbè, un fiele punto e un altro ce la faccio a farglielo. Frana non mi fa paura. No, ho usato un'altra volta fiele punta per sbaglio. Che cazzo. Ho usato Surf, vediamo un po', dovrebbe buttarlo giù. Ok, mo il prossimo, se non è tipo veleno, sono contento. Se lo è, invece, è tutto un cavolo che ho messo le punte. Vediamo. Oh, top. Questo si ripara avvelena. Benissimo. Però lui fa un male della madonna. Però c'ho Ross, quindi metto Ross. Un tipo acciaio, regà, serve sempre. Non penso che contro di me può fare niente. Lacerazione, infatti. Ok, benissimo. Che comunque fa tanto male, regà. Terra impesta, più iperavvelenamento, regà, top. Mega corno noi. Profumino. Ma veramente lo impara Profumino Ursaring, raga? Ma che cazzo? Quanto fa Mega corno? Volevo dire. Ma così. C'ha pure la baccacetro questo. C'hanno tutti la baccacetro questi. Ma l'avevo randomizzato o no io l'oggetto che c'avevano? Mi sa di sì. Vabbè, Forbice X dovrebbe buttarlo giù in realtà. Brutto colpo. Ok. Ok. Non lo butta giù. E anzi, c'ha pure statico. Porca troia. Però adesso lo butta giù il veleno. O la terra impesta. No, il veleno. Va bene. Ok. Questo sarebbe stato pericolosissimo senza veleno. Quindi ho fatto bene a metterlo. Skantak. Ma che coglione, doveva mettere prima lui. Adesso me l'ha tolto. E adesso vabbè, Groudon, raga. La risposta è una soltanto. Lanciafiamme non mi farà molto. Perché non è stab. Esatto. Terremoto, crepi. Mo bisogna vedere chi è il prossimo. Questo è il fatto. Victreebel. Ok. Victreebel, ti posso mettere Chaz. Mettiamo Chaz. Vai, che c'è una risposta a ogni suo Pokémon, raga. Molto bene. Verde Bufera, porca Madoskins. Porca Troyins. Porca puzzan. Questo è greve. Questo è greve. Mo io non posso fare niente di questo. Devo mettere Tonksy. Ok, non pensavo che ci avesse verde bufera. Però in effetti devo pensarci. Foglie lama mi farà pure male, perché io non ho una buona difesa fisica. Ma invece no. Ok. Allora eterelamiamolo. Userà una pozione. Infatti. Quindi eterelama. Fa un botto male eterelama. Usa forse un'altra pozione. Ok. Victreebel ci saluta. Che altro c'hai di forte? Io non ho un buon team. Adesso non è messo bene. Che palle. Però c'ho forza sfera. Me la rischio. C'ha frana sicuramente. Però non è stab. E quindi me lo posso rischiare. Gli faccio forza sfera. È speciale. Gli fa male. Lui non c'ha una buona difesa speciale, raga. Vediamo quanto gli fa. Maledizione. Ok, ho vinto. Raga, comunque c'aveva tutti i Pokémon forti, Tutti. C'aveva un buon team. Abbastanza buono, cavolo. Forza speriamolo. E ho vinto. Dai, finiamo bene l'episodio. Catturiamo il Giratina, che non sarà mai Giratina, sarà tipo un Metapod. Ma andiamo a vedere. Lui si è dato, adesso andiamo a catturare il tipo. Eccolo qua. Sono le 7:01 ed è l'ora di catturare Giratina, raga. Vediamo che Pokémon è. Lo farà il verso prima? Gigiu Gago Guo. Che Pokémon è? Vediamo un po'. lo catturiamo, Giratina? Dai, catturiamolo. È andata così, raga. Avvelenato, perfetto. Lui, tu sarai, mi dispiace, tu sarai Giratina Sub-Zero. Sub-Zero, tu sarai Giratina. No, cazzo, ho sbagliato, no, porca troia, no. Ecco, ho fatto una cazzata. Ho fatto una minchiata, non volevo attaccare, è morto. No, ci abbiamo una chance, raga. E non voglio buttare la Master Ball. Vediamo se Sub vuole entrare oppure no. Uno, due, tre, dai. Sub-Zero, grazie mille che mi commenti sempre, mi fa veramente piacere, ti voglio bene. E mi dispiace che il tuo Giratina sia in realtà un Linun. Mi dispiace. Oddio, ma carica la preda a una velocità di 100 km all'ora, ma dal momento che va solo dritto sbaglia spesso. Sub-Zero, mi dispiace.
E questo è. Tira dritto. Bravo. Sempre tirare dritto. Sub zero. Perfetto. È nel box 1. Ottimo. Abbiamo catturato il nostro gradino. Adesso possiamo tornare indietro e salvare il gioco. Ok. Oh. Qua possiamo catturare un nuovo Pokémon. Però ragazzi, non oggi. Non oggi. Perché basta. Sono stanco. Mi fa male la testa. Quindi va bene così. Bisogna raggiungere il Prof. Rowan. Bisogna ricordarcelo nel prossimo episodio. E quindi ragazzi, metto a salvare. Se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi se ancora non siete iscritti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi.